Allora, ciao belle, ciao belli, hola cici, ciao, ciao, ciao. Allora, angeli miei, oddio, non c'ho gli occhiali, dove l'avrò messi? Occhiali di riserva. Allora, madonna, perché fa sempre danno? Olè! Porco Dio, nervoso Dio. Scusatemi, spero che non abbiate sentito niente, ma comunque ci stava. Allora, questo video è non in ritardo, in arci ritardissimo, perché essendo il top 2015 doveva essere già stato girato da mo'. Ok, dunque, allora, naturalmente chiedo umilmente perdono di questo ritardo vergognoso, però siccome è un video abbastanza impegnativo perché, cioè, nel senso, ho dovuto prendere e guardare tutti i vecchi video, guardare cosa mettere, cosa non mettere, perché comunque devi prendere le varie cose nei video precedenti. Insomma, spero vi piaccia e spero comunque di essere d'aiuto a qualcuno. Questo video è in collaborazione con una persona che io sto adorando, ci sentiamo oramai da tempo. È una persona che io stimo molto e apprezzo tantissimo come persona, come tutto. Scusate se finisco di cosarmi il trucco, ma non mi vedevo assolutamente con questo rossetto, però oramai ce l'avevo. Le salviettine le ho finite e quindi mi tocca tenere questo. E abbiamo deciso appunto di fare questo video. Lei sicuramente l'aveva già girato da tempo, ero io che mancavo all'appello. Allora, sto parlando di Shigal, la mia amica Shigal, a cui mando un bacio gigante, enorme, grande, che naturalmente troverete tutti i vari dati nell'info box colleganti al suo video e al suo canale. Allora, top 2015, cercherò di essere brava. Comunque, il problema, per esempio, sono stati i mascara. Però vabbè. Allora, io ho messo un po' di tutto, quindi beauty, eccetera. Ok, cominciamo con il beauty. Non vi farei vedere che c'è qui sopra perché, oh mio Dio, cercherò poi di togliere tutto. Allora, cominciamo con il beauty. Allora, partiamo dal viso. Ecco, vedi. Allora, un prodotto che devo dire lo devo mettere nel top 2015 perché? Perché bene o male è uno dei pochi prodotti che ho continuato poi ad usare nel tempo. Vi sto parlando di questo. Questo è una confezione nuova perché l'altro sta finendo ed è un Dermo Clear Gel Germo. Camillina è lungo questo video. Ah, naturalmente cercherò di essere svelta, nel senso che cercherò. Ancora non mi viene sulla la sedia. Cercherò di essere abbastanza veloce perché i prodotti sono tantissimi. Però, naturalmente non posso stare a parlarvi di qualsiasi prodotto tantissimo e cercherò di essere un po' più veloce possibile. Comunque è una specie di scrub per il viso gel, appunto dermogel, perché è una specie di detergente che poi vi fa anche lo scrub. Questo prodotto è della Kiotis, chi si ricorda, vi ricordavate, io per un periodo ho venduto i prodotti della Kiotis. Questo mi è piaciuto tanto e quindi l'ho ripreso. È molto, non è troppo delicato come scrub, eh? Cioè vi fa un bello scrub pesante, però a me piace molto. Infatti, vedi, ne avevo preso un altro, sono 150 ml, comunque dura un bel po' di tempo perché ora è tanto che ce l'ho di là. Meno male l'avevo messo qua ed è qui. Poi un latte detergente che non posso non mettere veramente nel top 2015 è questo. Il latte detergente viso Arcalia Pam e Panorama. Io di questo latte detergente vi ho fatto proprio una recensione a parte che vi lascio nell'info box, chi la vuole vedere, così non sto a menarvela. E non potevo non metterlo perché è stato uno dei latte detergenti migliori scoperti al mondo per me e quindi non lo posso non mettere. Vi lascio comunque il link nell'info box della review. Poi un altro prodotto top 2015 è l'acqua micellare della Venus, che avete sentito fritto misto veramente da tutti, di più e di meno. Avrei messo anche l'acqua micellare, quella grande della Garnier, che però io ancora non sono stata in grado di comprare perché comunque non avevo i soldi e non l'ho potuta comprare finora. E questa c'è, che
che è molto buona, mi piace molto, e poi ce n'è un'altra che fa parte, se, ce l'ho anche quella, è sempre un'acqua micellare della Venus, anzi no, quella all'acqua di rose, però non è l'acqua di rose, è proprio un'acqua micellare, la proverò, comunque questa top mi piace, anche se costa 4,50€, quella della Garnier secondo me è meglio. Poi per il viso ci dovremmo essere, perché vi volevo mettere anche il contorno occhi, ah no, per il viso naturalmente non posso mettere lo Skin Perfection della L'Oreal, che è stato il top del top, il top del top. Io adoro alla follia questo prodotto, ormai lo sapete, ve ne ho parlato veramente in tutte le salse. Vi rende la pelle perfetta, cioè vi leva molte magagne, vi leva molti segni. A me è piaciuto tantissimo, continua a piacermi, ne ho due scorte sempre nuove. Il prezzo non è dei più bassi, perché comunque costa sulle 18€. Però, raga, a me piace... Oh, mamma mia! A me piace tantissimo e non ne posso fare a meno, quindi del top 2015, perché comunque l'ho usato randello. Adesso veniamo al corpo. Allora, no, vi metto pure questo prima di... Allora, questo ve l'avevo messo nei prodotti finiti, l'ho ottenuto. Ce n'ho uno nuovo, ma non so perché ho preso questo, vabbè. Questi sono la linea dei Menta Dent White Now. Allora, qualcuno mi ha detto facci vedere. Allora, questa qui è la linea. Sono dei Menta Dent, però sono dei White Now. Questo è Men. Quello che invece a me piace tantissimo è il Gold. È una linea di sbiancanti per i denti che hanno un effetto visibile, quindi voi una volta che vi siete lavate i denti e li guardate, dopo il primo utilizzo vedrete proprio la differenza tra i denti, il prima e il dopo. Sono degli sbiancanti che funzionano all'istante. Naturalmente, essendo degli sbiancanti così potenti, usateci sempre un sensitive che vi aiuti comunque a non far sensibilizzare troppo i denti, perché comunque io uso sempre perennemente gli sbiancanti, infatti i denti la potrebbero accusare. Voi usateci un sensitive. Io adoro alla follia questo dentifricio, mi lavo i denti solo ed esclusivamente con questi dentifrici. Ci sono tantissimi dentifrici, ma nessuno fa come questi, cioè nessuno ha nessun dentifricio che userete mai si vedrà tantissimo come questi. Scusate, mi è presa di rimetterlo, ma mi manca la pallina, quindi nessuno si vede tanto quanto questi. Sono veramente eccezionali, sono degli ottimi sbiancanti, quindi questo lo buttiamo. Adesso vediamo al corpo. Allora, prima capelli, che ho due prodotti, tre di numero. Allora, questo è il Pantene che vi avevo fatto vedere nei prodotti finiti, ma l'ho dovuto inserire nel prodotto. Allora, lo devo inserire, che è un trattamento intensivo nutriente. Io mi avete chiesto dove trovarlo, io penso al CAD, lo trovate tranquillamente, ed è Pantene capelli fini. Questo è un prodotto che vi rivitalizza i capelli in maniera vergognosa, veramente a padella, cioè lo tenete sulla testa e veramente ve li fa rinascere. Io li avevo parecchio parecchio rovinati, ma grazie ai vari trattamenti, e questo è uno di quelli che veramente vi fa fare wow. È veramente veramente buono, non ha neanche un prezzo esagerato, perché comunque è un trattamento, cioè, della Pantene, quindi non so quanto costi, ma non tanto, ed è veramente eccezionale, rivitalizza capelli da panico. Un altro prodotto che non posso non mettere nel top 2015 è questo qua, che è il L'Oreal Elvive Olio Straordinario, una maschera nutriente. Questo qui me l'ha fatto conoscere la Zuietta, a cui mando un grandissimo bacio. E di questi prodotti, cioè di questa linea, abbiamo shampoo, penso balsamo, ci sono le gocce o comunque l'olio proprio per i capelli, e questa è una maschera. Allora, si presenta in questo modo, è una maschera abbastanza solida, ce ne vuole veramente poca, perché comunque non ce ne vuole un quintale, e riesce a rinvigorire i capelli più rovinati in assoluto. Io questa l'ho cominciata a usare quando avevo fatto la decolorazione a padella,
e vi posso garantire che è stata una manna dal cielo, veramente. È stata una manna dal cielo perché sono quei prodotti che sicuramente, ragazze, saranno pieni di siliconi, però sono quei prodotti che quando uno specialmente ha capelli parecchio rovinati a causa delle varie tinte, varie decolorazioni o quello che siano, questi sono dei prodotti che ve li rimettono a nuovo, non c'è niente da fa. Questo, una volta usato, sono convinta che se uno usasse la linea completa è veramente straottimo. Un prodotto che purtroppo non vi posso mettere perché l'ho finito e non ce l'ho, è il coso per le SOS doppie punte. È sempre fatto tipo questo, però è arancione ed è un SOS doppie punte. È stato uno di quei prodotti che anche quello mi ha fatto fare, oh mio Dio, le mie punte mangiate, sdoppiate, triplicate, quadruplicate in tutti i modi, sembrava l'autostrada del sole. Con quelli lì le punte ritornano veramente a posto, non solo saranno i siliconi, ma sono micidiali. Anche quella è una linea, sono arancioni, avevo lo shampoo poco tempo fa che ho finito, che non, sinceramente non mi ha poi così lo shampoo, ma la maschera o comunque quel prodotto per le doppie punte è veramente da panico. Quindi se vi capita anche quello, provatelo perché merita. Questo qui invece è l'Hydralisse 72 ore capelli difficili da lisciare, secchi o crespi. Chi mi segue da tanto ha visto quant'è che uso questo prodotto, ok? Un botto. Questo prodotto è qua. Vediamo se... Allora, questo prodotto è ancora qua. Allora, questo è un anticrespo. Voi chi mi guardava vedeva capelli lisci, ma io ho capelli completamente ricci e crespi. Questo serve, è una specie di... Foschifo, lo so, è un latte lisciante che vi serve appunto per mantenere poi la piega liscia che vi fate. I miei capelli poi diventano lisci di conseguenza perché io lo faccio la spazzola neanche usando troppa piastra. Questo è micidiale, vedete proprio la differenza, nel senso quando poi c'è tempaccio e comunque i capelli si dovrebbero ringuazzurrire, con questo non lo fanno. Va usato veramente una quantità irrisoria perché altrimenti vi impasta capelli, cioè ve li sporca tantissimo, ed è veramente veramente ottimo. Come vedete ce n'è ancora un quintale e mi piace moltissimo, lo sto usando anche adesso ed è veramente buono. Ce n'era un altro, un altro prodotto sempre che ho finito e non ce l'ho, è della Pantene ed è uno di quegli spray che serve per proteggere i capelli da dal calore della piastra o del phon. Nel video di Shihal, a cui mando un altro enorme bacio, troverete anche i prodotti bocciati. Io non ve li metto perché ho già fatto fatica così. Per esempio, quello io adesso che ho adesso della Adorn per proteggere i capelli dal phon, che adesso non lo uso perché io ora non li fono, le lascio asciugare e via, è veramente una ciofeca. Invece quello della Pantene, che è nero, una cosa nera, dura tantissimo ed è buonissimo. Ok, questa era la roba per i capelli più o meno. Ci dovremmo essere, sì, non ci dovrebbe essere grandi cose più. Sì, un prodotto molto buono che sinceramente costa anche poco, però avendolo usato poco non ve lo volevo mettere. So questi cristalli liquidi nutrienti con ceramidi vegetali per capelli sfibrati. Questi li trovate al Penny, mi sembra, e costano una fesseria. Anche queste ce ne vuole una goccia e sono veramente, veramente, veramente spettacolari. Non tutti questi cristalli liquidi vi fanno un bel effetto. Io ne ho provati tanti e tanti vi impastano capelli e fanno soltanto schifo. Questo, nonostante sia del Penny, nonostante sia di... mi piace il rumore, nonostante sia del Penny, riesce a fare un ottimo lavoro. Ce ne vuole talmente poco che... ottimo anche questo, sì, ottimo, dai. Ok, veniamo adesso a prodotti corpo. C'è uno scrub, che anche quello però ho cominciato ad usarlo ora, però mi fa impazzire, però ve lo metterò nei promossi del mese. Prodotti corpo che non vi posso non mettere. Balsamo sotto la doccia, non ne posso più fare a meno. Da quando l'ho usato io non riesco a non avere un balsamo sotto la doccia ed è qualcosa di regolare come un bagnoschiuma. Quindi questo lo amo, è quello al cetriolo se non mi sbaglio, lo amo, ha un odore estivo che mi fa impazzire, però tendo ad usarlo per l'estate.
E invece adesso per l'inverno uso quello alla cioccolata. Però purtroppo non avendo trovato quello alla cioccolata, dovetti prendere questo. Un altro prodotto ottimo per i capelli, che purtroppo però io non ho mai saputo usare granché, è questo qui. Questo fa sempre parte della linea Keratinology, di cui avevo trovato sia un balsamo che una maschera ottimi. Questo è un trattamento ricostruzione notturna. Allora, a me piace tanto perché anche questo che mi segue da tanto ha visto che è tanto che ce l'ho. Innanzitutto è un prodotto che si usa la notte, quindi non tutti i prodotti e non tanti prodotti li riuscite a trovare per la notte. È veramente ottimo. Il problema di questo che vi ristruttura i capelli tantissimo, è veramente buono e non costa granché. Il problema di questo prodotto è che non sono mai riuscita a dare una quantità giusta, di modo che non mi sporcasse i capelli, perché io mi ricordo Letizia, Lady Ward, a comando un bacio, che lo usava. Lei ha capelli veramente lunghissimi e ci metteva una noce così. Io purtroppo, che avevo i capelli di una lunghezza più corta, non riuscivo mai a trovare una benedetta quantità che non mi sporcasse i capelli. Quindi la maggior parte delle volte lo usavo quando sapevo il giorno dopo lo dovevo lavare. Li dovevo lavare, però ragazze, è ottimo. Allora, poi questo ve l'ho detto, non ho più fatto a meno di questo prodotto. Un'unica crema che vi metto nel top. Allora, aspettate. Allora, visto che bisogna fare il top 2015, vi devo mettere, no, vi voglio mettere un prodotto che sia, è per l'estate, ok? Però è un top comunque. Allora, questi sono tutti i prodotti corpo, ve li vi mostro adesso, ok? Allora, quello che vi mostro adesso, e lo trovate pure della Kiko, che questo infatti qui è della Kiko. Questo invece l'ho preso alla Coop, non mi ricordo. Questi sono degli unguenti solari super abbronzanti. Sono quei prodotti fatti così, ok? Sono degli unguenti veri e propri che allora, io ho usato quello della Kiko, cioè questo parecchio quest'anno. No, quest'anno. Sì, quest'anno. Purtroppo questi prodotti qua. Allora, perché io adoro questi prodotti? Naturalmente chi le usa deve stare attento, perché sono dei prodotti che hanno una potenza tale che rischiate di ustionarvi veramente. Ah, vedi, poi mano a mano che lo faccio mi ricordo di prodotti. Allora, sono di quei prodotti che veramente, se non state attente, vi ustionate, però sono anche quei prodotti che vi fanno un'abbronzatura bellissima, dorata, di quel color nocciola dorato che è la fine del mondo. Vanno usati, questi credo che siano senza protezione. Questa è una SPF 6 e questo non ce l'ha, questo infatti è un super abbronzante. Tante ragazze non saranno d'accordo, perché giustamente la pelle va protetta dal sole, nel senso, purtroppo il sole è malato. Se voi usate dei prodotti che comunque vi cosano la pelle senza una minima protezione, è un problema. Infatti, perché mi piaceva questo della Kiko? Perché comunque a protezione 6, un minimo. Io purtroppo non ho mai usato protezioni. È sbagliato perché magari non succede niente, però a lungo andare potete accorgi. Sono di quei prodotti che veramente io creme, cremine, cremette, no, l'unguenti, veramente vi fanno un'abbronzatura a padella, bella, duratura, però mi raccomando, vanno usati con cervello e oltretutto non può usarli chi comunque ha una carnagione chiara, perché ragazze rimanete veramente delle aragoste, vi scottate e fate peggio che mai. E un altro prodotto che non posso non mettere nel top 2005 è questo qui del Rapid Tanning Intensive Lotion dell'Australia Gold. Io non avevo avuto la possibilità di provare un prodotto come di questi, e mi sembra, se non mi sbaglio, era un latte, insomma, un doposole, mi sembra. Allora, è una marca che costa, ma è una marca meravigliosa. Io quando mi sono data questa nelle gambe, ragazze, presi la razzata esagerata, anche questo vi fa quella bella abbronzatura dorata, nocciola, dura tantissimo, perché non è poi di quei prodotti che comunque vi fanno venire l'abbronzatura e poi la tolgono. Ragazze,
Oh mio Dio! Infatti mi sono detta che da qui in avanti tutti i prodotti per il sole che comprerò saranno solo ed esclusivamente dell'Australian Gold. So che costa, perché sono dei prodotti che hanno un costo elevato, però ragazze, meritano veramente ogni centesimo. Poi, sempre per il dopo sole, parliamo di sole a questo punto. Questo è un doccia dopo sole della Leo Crema Solare, rigenerante, protegge l'abbronzatura e rigenera la pelle. Allora, chi ha visto i miei video d'estate avrà visto che non mancava mai questo prodotto. Questa è la tipo terza confezione e me la sono messa da parte per, vedete, già usata però per quest'estate. Questo è un prodotto che costa niente, ora io non ricordo il prezzo, ma non costa niente e vi mantiene l'abbronzatura. Praticamente è un bagno schiuma che vi serve per mantenere l'abbronzatura. Chi conosce bene o male l'abbronzatura, comunque chi ci tiene, sa che ci sono delle accortezze da prendere, altrimenti l'abbronzatura se ne va. Questo è eccezionale, della Leo Crema, non costa niente. Se non mi sbaglio si trova anche abbastanza bene, perché si dovrebbe trovare la Coop, non mi ricordo dove si trova, però vi prolunga l'abbronzatura tantissimo ed è veramente eccezionale. Io ribadisco, ho preso, questa è la quarta scatola e poi ho serbato. Prodotti per il corpo, non posso non parlare della Tattoo Defender. Allora, la Tattoo Defender ormai la conoscete tutti, è una marca che è uscita quest'anno, comunque penso, no scusate, l'anno scorso, per i tatuaggi. Io non riesco più a fare a meno di questo qui, che è la crema appunto lenitiva per i tatuaggi, perché il birbante, nonostante sia una crema, non mi piace assolutamente. Io avevo altre due confezioni di questi, spero che ci siano ancora, non so dove sono, perché avevo un codice che voi avete comprato dei prodotti e a me mi è stato dato dei soldi e sono riuscita a prendere altre due confezioni. Poi abbiamo questo, che è un'emulsione corpo specifica per tatuaggi, che praticamente serve per illuminare il colore del tatuaggio, e questa è una crema solare protettiva che comunque io non uso, uso raramente, perché tanti non si danno, non prendono il sole sopra il tatuaggio. Io questo non l'ho mai fatto, anzi mi piace prendere il sole sopra il tatuaggio. E comunque è una marca ottima, mi piace molto. Questo serve per aumentare il colore, questo per la crema protettiva e questo è appunto il dopo tatuaggio. È una crema che fa sì che non, che ve la possiate dare sempre e comunque durante l'arco della giornata, vi permette di mettervi comunque i vestiti, mentre io ai miei tempi, figurarsi che si usava la vasellina e dovevi comunque mettere sopra la crema la velina trasparente, la carta trasparente, perché se no ti riempivi di merda. E susseguentemente il bipantenol, che a me non è mai piaciuto, non so perché, ma è una fissa mia, e io non riesco più a fare a meno di questa. È una crema buonissima, riesce in brevissimo tempo a farvi guarire il tatuaggio, e cosa migliore, ve la potete dare sempre comunque, non vi né vi sporca i vestiti e né tantomeno fa troiaio. È veramente buona, ragazzi, io lo sapete, vi dico quello che penso, ottima. Mentre queste altre due non sono sempre quelle che mi mandarono e sinceramente lo usate pure poco, però ottima. Allora, prodotto che mi sono dimenticata di dire, autoabbronzante. Come sapete io adoro quello della Sam Moritz, che ho finito, però ho provato anche questo qui quest'anno, oramai è finito purtroppo, ed è il Soap & Glory. Io ho tre prodotti a Soap & Glory, anzi quattro con un mini scrub. Questo qui che vi devo promuovere, e stavo aspettando appunto di metterci qualcosa sopra per farvi vedere. Vediamo, perché c'ho sotto la telecamera. Allora, e questo poi vabbè vi promuoverò, è un altro burro corpo. Questo è un autoabbronzante buonissimo, mi piace un sacco. Il problema della Soap & Glory è che costa, e il mio problema è solo quello. Mentre il St. Moritz con 6 euro io mi porto via il ciotolone grande, questo costa un sacco di soldi. E fra parentesi, sono prodotti che mi ha regalato una ragazza che gliele dovevo pagare, e le dovevo pagare, e non ha voluto poi i soldi, quindi la ringrazio. E niente, molto molto buono, oramai è finito, non c'è rimasto quasi più niente, però mi è piaciuto molto. E un'altra crema che vi strapromuovo a bestia, sempre della Soap & Glory, è questa qua, che sinceramente non so come si chiami, The Righteous Butter, ed è appunto un burro corpo. Come vedete ce n'è, allora l'odore è, oh mio Dio, è da libidine.
È proprio un burro, vedete la consistenza, è bella. Si stende sulla pelle e vi lascia la pelle molto molto morbida, molto idratata. Devo dire che io sono una di quelle che, come sapete, che non promuovo spesso le creme, perché secondo me sono tutte uguali, non c'è una grande differenza. Questa è veramente ottima, vi lascia l'odore, persiste tantissimo sul corpo, quindi è veramente veramente buona. E poi è un burro, quindi vi lascia, non appiccica, cioè non è che sulle mani un po' sì, ma comunque non è una crema da mani. Riesce a darvi quella sensazione sulla pelle di crema di pelle, non so come spiegarvi, di pelle bella idratata, corposa, e quindi è veramente una crema top che io uso poco, la centellino, se si dice così, perché costano e quindi ho paura di finirle. Ultimo prodotto per il corpo, non vi promuovo e non vi metto le salvie, le monodose dei fanghi perché quest'anno ne ho fatte praticamente zero. Vi promuovo il Geomar Fango d'Alga Oceanica. C'è un prodotto per la cellulite, l'anticellulite, che io non ho più, ed è quello, questo qui nel tubetto, che è di quello che vi rende la zona fredda. Madonna, ragazzi, questo video verrà lunghissimo e penso a questo punto che sarò costretta a suddividerlo in due parti. Esatto, lo suddivido in due parti. Scusate, mi arrivo. Perché c'è troppi prodotti da far vedere. Comunque, non avendoci l'anticellulite, non ve lo mostro ora. E questo niente, è il semplicissimo fango d'alga oceanica che usi come appunto fango. Devo dire che quest'anno ci sono stata poco dietro a fanghi, non ne ho fatti molti, però questo è davvero molto buono. Il prezzo devo dire che non è esagerato, il suo lavoro lo fa. Per essere un prodotto comunque da supermercato, perché è un prodotto da supermercato, devo dire che è davvero buono. Merita, ecco, è un prodotto che merita. Quindi lo strapromuovo. Un altro prodotto che però è anticellulite, che però non è una crema che ho sempre usato, ma devo dire che mi è piaciuta tanto. Questa è una crema anticellulite che mi è stata inviata dalla S. Allora, Cavore! non mi ricordo se è la. Ciao. Oddio. Kiss me. No. Non me lo ricordo, via. Sì, amore. Non me lo ricordo. Dovrebbe essere cosmesi naturale. C'ho un vuoto. Adesso arrivo io, c'è il fuoco. No, no, non mi ricordo che azienda è. Allora, dovrebbe essere. Vabbè, farò la figura di merda, però. O è la. Guardaci. Non posso guardare da nessuna parte. O Ciao, è la. Ciao amore, Studio 5, ma non credo, dovrebbe essere. Ragazze, non me lo ricordo. Comunque, è una crema anticellulite che qui c'è il sito Ozano Antos. Vedete? Io vi lascio, ci dovrebbe essere comunque il sito. Questa è una ditta che comunque sono fatte. Non c'è neanche il sito. Ragazze, non me lo ricordo. Comunque, è una crema anticellulite quercia. Marina, ipoastano, centella, alga rossa, rusco, edera, erigero, fieno, greco, migliarino e olio di mandorle. Allora, come sapete, gli anticelluliti non sono quelli che. Comunque, anche quello che vi avevo promosso della mini size non fa grandi cose, però sono quei prodotti che comunque senti che fanno il suo lavoro. Mi piace molto questo fango anticellulite, non ricordo il prezzo, non ricordo da chi cavolo viene, però mi piace molto. Lo sto usando da 1 mese e mezzo a questa parte perché avevo finito gli altri, però cioè, ci tengo. amore mio! Dov'è il telefono? Costi sopra, penso. Ci tengo a metterlo perché comunque la crema mi è piaciuta tanto. Mi dispiace non ricordarmi da dove Amore mio! viene. Poi abbiamo un'altra cosa da mettere. Dunque, questo qui è una ritardante di crescita che ce n'ho ancora due tubetti che mi regalò una ragazza, me li inviò perché lei non poteva più usare prodotti siliconici. Io questa, se non mi sbaglio, ve l'ho messa pure nei prodotti 2014. Questo è un ritardante per la ricrescita del pelo della Vette. Io lo uso tantissimo sulle braccia e sulle gambe, a parte che ha un odore paradisiaco. Io ne ho un altri due tubetti, uno col tappo più scuro rosso, rosa.
Serve per far crescere più lentamente i peli. Non fa miracoli, perché nel senso i peli crescano comunque, ma vi posso assicurare che hanno una ricrescita molto più lenta. Cosa sperimentata, perché una volta me lo sono dato dalla parte destra del corpo, mentre non dalla sinistra, e vi posso garantire che la ricrescita è ritardata. Io lo uso spesso, non l'avete visto spesso nei prodotti finiti, perché comunque l'ho usato molto meno rispetto a... Però è un prodotto che vale, merita, e veramente lo adoro. Ultimi due prodotti, spero, anzi sì, sono questi due prodotti della Lush, che sono due, allora questo è il cuoricino glitteroso e questo è quello abbronzante. Questo fa glitter e questo vi abbronza. Amo alla follia questo cuoricino abbronzante, perché vi fa la pelle di quel colore che io amo, cazzo, amo, giuro, amo. E la cosa che mi rompe le palle è che non si riesca a raggiungere, raramente, anche se si usa i prodotti che vi ho fatto vedere, che si riesca raramente a raggiungere questo colorito. È un colorito dorato, nocciolato dorato, da panico paura, non so se... Il problema è che naturalmente poi con l'acqua se ne va. Vi rilascia questi mini glitter. E questo colore, vi giuro che a me mi fa... Cioè, sarebbe da sega, cosa che noi non abbiamo il pisellino. Oh mio Dio, io lo amo alla follia. Anche questo lo scintillino, perché non posso usarlo troppo spesso. Comunque lo usi quando puoi far vedere il colore della pelle. Finora era inverno, lo fai vedere male, quindi non me lo sono dato granché. Però d'estate l'ho utilizzato molto, io lo amo. E poi c'è questo qui, che comunque sono dei glitter. Vedete? E spesso le uso in combo, perché sono perfetti. Le amo alla follia. Allora, come prodotti corpo ci dovremmo essere... Ok, un altro prodotto che vi metterò poi in questo mese è una scoperta che però vi voglio mettere, ve la faccio, anzi no, dai, ve la faccio vedere in quell'altro, no, non è prodotti top 2015, va bene. Vedi, poi le fai a pezzi. Altro prodottino che non posso non nominare è il burro Velvet Body Balm della Benefit. Io questo non mi ricordo assolutamente dove l'ho preso, ma penso da eBay. L'ho pagato una fesseria. Allora, a parte il packaging, come tutta la roba della Benefit, c'ha questa spugnettina che va qua, e questo è il burro corpo. Voi lo prelevate di lì e ve lo date. Allora, io raramente uso questi prodotti, perché io ho sempre comunque usato prodotti che trovavo alla Coop. Questo è da sega, è da panico. Allora, a parte l'odore che rilascia sulla pelle, che è veramente, 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 veramente dolce, è uno spasmodico coso di sensi, cioè ragazzi è pazzesco. E vi rilascia, è un appunto burro corpo, ma non è un burro corpo come quello della Soap & Glory. È proprio un'altra cosa. Quello lì della Soap & Glory è più corposo. Questo, amo, però, che cazzo. Poi vedi, mi fa perdere il filo del discorso. E vabbè, comunque è ottimo, mi piace tanto. Però non chiedetemi, io penso su eBay lo trovate tranquillamente. Non so il prezzo, ma la Benefit costa. E buono, 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 mi piace. E comunque con quant'è che lo uso, vedete? Sì, c'è la conca. È un po' scomodo, come, cioè, la scatolina è bellissima, mi piace un sacco, quando sarà finita la attacchiamo da qualche parte, però come prodotto è comunque scomodo. Va bene, finito, dovrei aver finito e non dovrei aver più niente da farvi vedere di non make up. Allora, dovrò dire a Shihal che i video in questo caso saranno due, perché ho fatto più di mezz'ora di video e non posso... 35 minuti di video, quindi non mi posso permettere di fare anche il make up, perché ci si sta 3 giorni. Quindi io vi mando un grande bacio, vi lovo, siete il mio più grande sostegno. Saluto Shihal, vi mando un grandissimo bacio. Perdonami se ho fatto, se ho cacciato sta cosa. Vi saluta il mio uomo. No, non saluta. Quindi vi mando un bacio. Ciao. Vi saluta, fate bravo, spippeggiate po'. Ciao. Ciao.